posizione che Gaia mi ha dato per Demetra è qui vicino. In quelle rovine. Diamine! Smettetela! Non voglio combattere! La selvaggia è bloccata! Andiamo! Va bene, chiunque siano quelli, siamo partiti col piede sbagliato. Devo superarli per entrare nelle rovine. Uccidetela nativa! E perché sono così aggressivi? Devo recuperare Demetra prima che ne arrivino altri. Secondo Gaia, dovrebbe essere in queste rovine. Sembra un antico palazzo di uffici. Le tengo qua per quando mi serviranno. La Serra, il prestigioso centro di ricerca biotecnologico della Faro Automated Solutions. Agrotecnologie, bonifica ambientale. Un fiore di metallo. Demetra è oltre quella porta. Peccato che i tralci blocchino il passaggio. Se non riesco a tagliarli, mi toccherà cercare un altro ingresso. Non posso togliere quei tralci. Non ancora.
stanza senza uscita. Grandioso. Almeno c'è una console. E questo? Ho appena parlato con il comando US Robot. C'è poco tempo. Non ho potuto dire a Harris che forse la nostra cura è peggiore della malattia. Se Spira Adamantina funzionasse, dovremmo in ogni caso contenere la diffusione delle piante. Cavell ci sta lavorando alla stazione Test Edera. Ce la farà. Deve. Spira Adamantina. Un progetto segreto. Qui hanno creato i tralci e i fiori di metallo, quindi potrei trovare come distruggerli. Se arrivo alla stazione Test Edera. Come esco da qui? Ecco fatto. Grandioso. Ancora loro. Chiunque siano, mi vogliono morta. Starò attenta. Bene. Potrei eliminare quei soldati in silenzio. C'è una selvaggia nel complesso. Ha superato le sentinelle. Trovatela, uccidetela e portate la sua testa al tenente. Capito? L'approccio diplomatico è escluso. Proveremo la conoscenza. Movimento, là! C'è qualcuno! Ti fermerò io! Ho bisogno di aiuto! Uccidete la nativa! Sono qui per te! L'hai sentito? Uccidiamola! Vengo a prenderti! Ma dove?
avresti dovuto! Non può passare, uccidetela! Avrebbero fatto meglio a parlarmi piuttosto che tentare di uccidermi. Devo capire come uscire da qui. Magari da quella porta. Mi arrendo. Faccio che vuoi! Non volevo affrontare i tuoi amici. Mi hanno attaccata. Se con la morte posso espiare l'infrazione. Non ti ucciderò, fidati. Voglio solo capire che succede. Dove hai preso il focus? Sono una dei prescelti. Iquen, gli antenati hanno affidato il potere del focus solo a noi, l'occhio che rivela il lascito. Il lascito? Il lascito, la verità. È nelle tenebre e nei luoghi perduti, tra le antiche ceneri e gli scheletri del passato, che giace in attesa. Come divinatrice, è mio compito cercarlo, per il bene del mio popolo. Tu cerchi dati. Possiamo aiutarci. Chiami? Alva, seconda divinatrice della spedizione. Io Aloy. Direi di ricominciare. Non so chi siano i Quen. Veniamo da oltre il grande oceano. Non siamo mai stati qui. E perché siete venuti? Strani fenomeni devastano le nostre terre. Terribili tempeste, tremende siccità. I campi muoiono, patiamo la fame. Quando abbiamo cercato delle risposte, ci è stato rivelato che attraversando l'oceano fino ad Approdo avremmo trovato le conoscenze per salvare tutti. Ma queste conoscenze ancora ci sfuggono. Allora sono stati i vostri antenati a donarvi quel focus? Sì, 13 divinatori se lo sono tramandato dalla sua scoperta tra le rovine nella nostra terra. Conosco i loro illustri nomi a memoria. Tu ne hai uno. I soldati là fuori invece no. Ognuno ha il proprio ruolo. I divinatori hanno il compito di studiare il lascito, interpretare la sapienza degli antenati per il bene di tutti e custodirla. Nessuno, oltre ai divinatori, sa usare il focus. Neppure la famiglia imperiale e di certo non i soldati. E quanti siete voi divinatori? Ad Approdo un piccolo gruppo, in patria qualche decina di più. Almeno credo, solo i supervisori lo sanno e non è il mio ruolo. Quindi voi chiamate questo posto Approdo dell'Ascito? No, Approdo è dove siamo arrivati, a ovest. All'ombra della città sommersa, vicino al ponte. Dici San Francisco? Sì, hai confidenza con il lascito. Era un luogo di primaria importanza per gli antenati. Lì speravamo di apprendere i loro segreti, ma la porta rimane chiusa. Tuttavia, i dati che abbiamo scoperto ci hanno condotti fino a qui. È la nostra ultima speranza. Per poter salvare i vostri raccolti e la gente? Sì, confidando nella generosità degli antenati. Quindi voi chiamate lascito i dati del passato? Sì, ciò che non è perduto o proibito. Che vuol dire? Tutto ciò che siamo capaci di leggere e che ci è permesso. Ho capito, più o meno. Fa niente, cosa ve ne fate dei dati? I più grandi segreti sono quelli che migliorano la vita di molti. Come badare ai raccolti,
evitare le inondazioni o attraversare l'oceano. Tecnologia. È quello che cerco qui. Tecnologia che aiuti la mia patria. I soldati mi hanno attaccata di punto in bianco. Perché? Il compito dei Quen è ricercare il lascito e difenderlo da tutti gli ignoranti. Non sto dicendo che tu lo sia. Ma in patria altre tribù ci sono ostili e sapevamo che qui sarebbe stato lo stesso. Ve l'ha detto il vostro lascito? Il lascito è verità! Ma più volte è stato malinterpretato. Mi auguro che il tempo e la sapienza degli antenati ci guidino sulla strada giusta. Già, lo spero anch'io. Io invece cerco un posto chiamato Stazione Test Edera. Hai per caso trovato dati che ne parlano? No, ma ho trovato una cosa che somiglia a una mappa. Però illeggibile. Inutile. Forse posso capirci qualcosa. Ecco. Sono molti dati. Li ho già esaminati. Cerca nella sezione SR Centro. Hai visto? Dati perduti. Tu non vedi la mappa? Calma. Il tuo Focus è un modello più vecchio. Il sistema operativo non può leggere i dati dopo il 2050. Ma posso condividerli con te. Condividerli? Tu vedi ciò che è perduto e proibito! Non è perduto né proibito, è un formato diverso. Ecco. È lì che devo andare. Ma è impossibile. È da una settimana che cerchiamo di entrare nel complesso. La via è ostruita da macerie. E questo tunnel? Pare che si apra da qui. No. Penso che quelli siano i controlli per l'accesso, ma non riesco a leggere i dati per attivarli. Beh, proviamo con il mio Focus. No? Queste console vanno azionate simultaneamente, ma non ne ho la certezza. Bene, ci siamo. Farò come dici. Gli antenati ci mostrano la via. Forza, andiamo. Vuoi che venga insieme a te? Senza di te non avrei aperto quel tunnel, no?